Eccoci qua ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un tutorial di un bellissimo gioco, molto bello e divertente, da fare con gli amici, anche con i bambini, perché è molto molto divertente. Come potete vedere qui abbiamo un guscio d'uovo e un piatto. Vediamo subito come funziona ragazzi. All'effetto che fa. Fate attenzione. Non è difficile da fare, ragazzi. L'importante è che stiamo un po' in equilibrio e lui gira. Sembra telecomandato, ma non è così. E lui gira. E non ha intenzione di fermarsi, eh. La cosa importante, ragazzi, è stare in equilibrio. Fate un po' di pratica, che non è difficile, come vi ho detto prima. Basta poco e potete farlo tranquillamente. Ragazzi, se io non lo fermo, lui continua a girare, eh? Ecco qua, ragazzi. Vi è piaciuto? Molto bello. È molto, molto divertente. Specialmente se lo fate con i bambini. Il trucco, ragazzi, è semplicissimo. Basta prendere, ragazzi, un po' d'acqua, come vi mostro adesso, e passarlo intorno al piatto delicatamente. L'importante è che il bordo, ragazzi, lo bagnate tutto. Una volta fatto questo, ragazzi, siete pronti per fare questo gioco. Molto semplice e molto bello. Spero che vi è piaciuto, ragazzi. E niente, prima di chiudere volevo salutare quattro amici miei che hanno quattro canali molto belli, portano un sacco di giochi e sono veramente molto in gamba. Le live sono bravissime. Uno è DarkSlid888. Me l'aveva chiesto di salutarlo in uno dei miei video e io lo saluto volentieri. DarkSlid888. Poi c'è il grande MrP Gaming, che nelle live, ragazzi, è mostruoso. È perfetto in tutto, credetemi. Fateci un salto, che non ve ne pentirete. Poi c'è Davide La Torre, che è un grande mio carissimo amico. E poi un altro canale molto, veramente molto bello, che porta un sacco di giochi. E anche lui nella live è un grande, ragazzi, è veramente molto bravo. Ceroz85, ragazzi, vi mostro i canali così se volete potete fare un salto. Ok ragazzi, bene. Come vi ho detto prima, spero che vi è piaciuto questo bellissimo gioco che vi ho portato oggi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Il prossimo mio video sarà sicuramente un gioco con le carte, perché a me manovrare le carte mi piace un sacco. Ok ragazzi, mi raccomando, pollice in su e commentate, perché commentare, ragazzi, è molto importante. Ok? Ci vediamo alla prossima, ragazzi.